io credo ci siano almeno tre racconti sbagliati in questo momento in Italia e in Europa, e uno di questi è quello di raccontare come se le primavere abbiano avuto come conseguenza l'esplosione del fondamentalismo islamico. Quindi raccontare in qualche modo, io ho sentito diversi colleghi, diversi commentatori, forse non dirlo esplicitamente, ma insomma un sapore del tipo era meglio se ci tenevamo dittatori, no? Perché noi ci tenevamo dittatori, così chiedevano tutto sotto la pentola, soprattutto riferito tra l'altro alla Libia, sì, che sicuramente è uno dei casi più drammatici oggi, perché tra l'altro era uno Stato che già prima non era uno Stato. Però pensare che qualcuno possa avere nostalgia di Gheddafi, io trovo che sia drammatico, ma è così. Cioè, abbiamo sentito diverse espressioni che vanno in questa direzione. Io credo che sia importante, grazie anche a Pietro per questo, lo fa un partito provinciale, forse lo dovrebbe fare molto di più tutto il nostro partito, sia importante che noi assumiamo questo tema come un tema politico e quindi innanzitutto come un tema culturale, perché innanzitutto la cultura è politica. Noi abbiamo bisogno intanto di raccontare che cos'è l'Islam, molto di più, e per questo il rapporto con i giovani musulmani può essere molto importante. Noi dobbiamo assolutamente raccontare che l'Islam non è fondamentalismo, che, come ha detto qualcuno molto bene, quello che sta succedendo oggi con la vicenda dello Stato Islamico è che qualcuno vuole impadronirsi dell'Islam e raccontarsi come unico alfiere, unico proprietario dell'Islam. Questo è assolutamente da combattere, lo stanno combattendo innanzitutto tanti cittadini, tante donne, tanti uomini islamici, perché è per loro che innanzitutto secondo me è un pericolo quello. Dobbiamo raccontare che differenza c'è tra immigrati, profughi, e come comunque questa storia non c'entri nulla col tema del fondamentalismo. Quindi torno alle cose che tu hai detto, è fondamentale fare questo, e quindi secondo me è fondamentale far partire una grande campagna di solidarietà verso le persone che scappano dalla guerra, che vengono qua tra noi. Io l'ho detto qualche settimana fa, vi mercati, voi sapete che vi mercati sta succedendo una cosa molto pesante, molto negativa e molto brutta, perché di fronte a una ipotesi da parte della prefettura di individuare uno spazio abbandonato, oggi non utilizzato, già di proprietà pubblica, per creare uno spazio di accoglienza temporanea, peraltro lo dico, ma anche se non fosse così, una cosa contenuta nei numeri, contenuta nei tempi, quindi una cosa assolutamente minimale, ma anche se non lo fosse sarebbe comunque da vivere in altro modo, sta montando in maniera strumentale un'enorme operazione politica di interessi politici che vuole spaventare la popolazione per tornare a quel clima di che qualcuno chiamò un grande intellettuale di Monserviano, speranza che non c'è più Beppe Cremagnani, governare con la paura, cioè la paura dello straniero, la paura dell'altro, la paura del diverso diventa un elemento per raccogliere del facile consenso. Ecco, noi dobbiamo combattere pesantemente questo aspetto. Allora io ad esempio penso quando facevo il liceo e ci fu la vicenda dell'ex Jugoslavia, e ci furono tanti profughi che scapparono dall'ex Jugoslavia. In tutti i nostri comuni nacquero dei grandi movimenti di solidarietà e di accoglienza per queste persone, sia di aiuto e di invio di aiuti in quei paesi, e sia di capacità di accoglienza delle persone che erano più in difficoltà che arrivavano qui. Credo che sia un grande tema per il PD quello di riuscire a spostare l'attenzione delle persone semplici, e quindi cambiare il senso comune, da discutere di fondamentalismo e di discutere di violenza, a discutere di persone che scappano dalla guerra, di esseri umani che sono vittime della guerra, che vanno accolti e vanno aiutati. Perché se cambia questo meccanismo, secondo me si modifica completamente la percezione di quello che abbiamo dato.